Ma buongiorno! Buongiorno un cazzo! Ma perché? Ma come perché? Buona domenica! Buona domenica! Buona domenica, Pocina Pocina! Fermete! Che stai a fa? Con la stufa! E dopo? E dopo l'accello! E poi? E dopo è da graffanculo! Oh! Scappa, no, vabbè! Sta piena anche stamattina, però, incredibile! Incredibile al cimbali! Stretching? Sì, stracci! Fammi un po' di stretching! No, facciamo i stracci! Fammi un po' di stretching! No? E là te dico io, e vedi, sempre davanti! Famolo! Sempre davanti! E ora vieni dietro! Ma tu, ma vai a far passare! Fammi un po' di stretching! Ma questo stretch, questo! Fammi un po' di stretching! Ma che è sto stretch, che è? Guarda, un po' di stretch! I stracci, stretch, quello! Fammi un po' di stretching, così ci oh, dammi una da di che io... Ciccio, vai così. Vai, vai. La mano che viene riportata e se ne va fuori. Così. Se ne va fuori. Sì, sì, se sì. Ne va fuori. Oh, dammi una da non tanto l'arma, così eh. No, così no, oh no, dai, va bene, là. Allora come la fa? La mano fa tipo una mezza luna arabica, così, e se ne va. Dai! Vedi che non è arabica? Oh, siete sciocchi di coglioni! Ma lei la fa male, guarda da me! Ma quel stracci! Sciocchi di coglioni, aspetta. Che non fa niente! Allora facciamo questo, aspetta! Che? Così, riscaldamento... Ma fallo tu! Riscaldamento globale, dai! Non lo scaldai che più forte, più forte, più forte! Sì, più forte. Sì! Meno forte! Oh, vuoi già fare? Dai, aspetta, là! Fallo per bene, là, fallo così, dai, vai, vai. Oh, più forte. Bene, là, non va bene. Allora, cosa fa? E la fa così a pedalino e la mezza luna arabica. Ma mi dici che cazzo da fa? Che cazzo da fa? La mezza luna. Ma quella luna che dai tu in c'è piove. Fa la luna, non ho la luna. Fa la mezza luna. Il giorno. Oh no, là, fa per bene. Oh, me mi hai rotto di coglione. Fallo un attimo. Te sciacque di coglione, te ne vai. Ma perché? Perché sì! Dai, aspetta, là! Cazzo, ne ho fatto bene, là! Oh! Dai, là! Ma qua il culo! No! Ma mi dici questo straccio, sto pezzo! Dai, io non voglio fare niente! Fallo, là! Ma qua il culo! Ma perché? Ciao, Ibra! Più forte! Chi è sto? Ciao, Ibra! Più forte! Ma qua il culo, tu! No! Ma come se... No! Ci ha taggato Ibrahimovic e beh, ma non sei contento? Sì, ma Zlatan Ibrahimovic la ricorda anche con l'Inter ha giocato e beh ci ha taggato, ma insomma da me che cazzo vuole sto Ibra? Non si dice così, no, almeno non vi davo la maglia alle tagliatelle e come no, e lui sta a Milano, facciamo niente qui a voi la maglia alle tagliatelle e perché? Ma la da vitro di Zlatan. Diro. Qui? Zlatan. Ferrata? Zlatan. Dici che è Ibrahimovic, adesso chiama differente. Il nome è Zlatan e il cognome Ibrahimovic. Di Zlatan. E come farà lui? Zlatan. Ma io non gratto niente. Di Zlatan. Oh, te sciacco di coglione. Di Zlatan. Oh, grata. Vieni a mangiare i cappelletti. Sì. Eh? Parto da Milano, vieni qui. E tu invitalo, dillo. E vieni a mangiare i cappelletti. Ma perché? Ma come? Mentre e chiami e fai un ragazzino. Oh no! Ma è il nostro cazzo! No! Ah, no! Attenzione! Figa! Lo storcio ce l'ha fatta vedere.
Rilli, mi sono ripreso ora dalla telefonata, è stata assurda. Comunque non si è rasati i capelli. Quindi tutti quelli, si è rasati i capelli. No, non si è rasati i capelli. Io intanto sono stato buttato fuori da casa, spero di rientrare dopo cena. E è un'emozione assurda, raga, perché io sono un ragazzo come voi e cioè Ibrahimovic parlare con Zlatan è stato assurdo, raga. Dalla nonna gli ha detto: ehi nonna, tutti quei santi, metti la foto di Zlatan che è un dio, e domani metterò la foto di Zlatan tra tutti i santi di nonna, giuro che lo farò. Se incazza, sì. È stata a parlare con Ibrahimovic? Mi sono emozionato, una cosa che non ci si crede, non aspettavo che Ibrahimovic parlava, mi chiamava, parlava con me. È stato bello, eh? È stato bello, ma mi sono trovato un po' impacciato. È vero, raga, era emozionato anche il coccodrillo. Io momenti svengo, ma il coccodrillo anche era emozionato, vero no? E beh, che Ibrahimovic, giocatore del Milan che è stato lì, che io mai parlato, mai, mi chiama. 92 anni, ho chiamato a me e lui è giovane. E mi sono emozionato. Ha detto perché... che sei il suo idolo. Che siamo i suoi idoli, è una cosa assurda, eh. Guardate ancora il coccodrillo, non ci crede. Fantastico, questo vuol dire che con la semplicità si può arrivare ovunque, vero? Sì, ma non è facile. E dico sempre anch'io. Certo. E poi? Tocca credici dalle sempre, cose. Sempre, raga, credeteci che arriva tutto. Anzi, dategli giù ancora più forte, E poi che tocca. E dopo è andato a fanculo. No, vabbè, subito roviniamo sto momento. E quando? Guardate, aspetta, però è un vaffanculo contento. Perché ma io dagli amici miei gli dico sempre che io sono e loro non sono un cazzo. Ale, a posto, parlando di umiltà, ecco qua, questo è l'esempio. No, perché ormai è gasato. Io so io e loro non sono un cazzo. Non sono un cazzo, però vabbè, a nonno Fausto possiamo concedere, assolutamente, 92 anni vissuti alla grande, quindi ci sta, ci abbiamo tanto da imparare e lui c'ha tanto da insegnarci, è vero? E tu adesso fermo che le mani. C'è più del Papa. Sta zitto. È più del Papa. Va via! Ibrahim, c'è più del Papa. Sì, ciao. Dammi retta. Va via! Ibra, allora. Vale più del Papa, dammi retta. Va via! Giornata super emozionante per tanti punti di vista, dalla chiamata di Ibra e anche per un'altra cosina, però ecco, adesso abbiamo il pigiama già pisciato, mi raccomando, questo tipo di pigiama dovete già essere pisciati, perché sennò se andate al bagno è un disastro. E niente, volevo dare la buonanotte. Ah, guardate che bel video che mi è arrivato da Francesco del ristorante che ha portato il pesce da noi, che questa domenica ha fatto tantissimi asporti, grazie anche ai team dei coccodrilli che lo avete chiamato. Guardate. Vai. Vai, che veloce fatto. Super felice di questo. E questo è anche grazie a voi che mi seguite, che siete sempre al mio fianco, quindi buonanotte al vostro capitano, ci vediamo domani chissà con quali avventure, perché qua va a dormire ma non si sa mai come ci si sveglia, quindi sicuramente domani andremo a svegliare il nonno, anzi proponetemi come va, perché è bello anche a volte far partecipare anche voi, perché il nostro profilo non è solo il mio, è il nostro, condividiamo emozioni, condividiamo tutti, basta, non ve la faccio più lunga, vado a dormire anche perché sono cotto. Grandi coccodrilli, mi state chiedendo tutti dove si può vedere la telefonata con Ibra. Ragazzi, è stato su WhatsApp e io ho chiesto solamente una foto a Zlatan, non è che ho voluto fare il video perché abbiamo parlato 6 minuti ma non mi pareva il caso di fare il video, io non è che, cioè, ero talmente emozionato che alla fine già è stato tanto una foto e anzi,
è già stato bello così, quindi è una cosa che porteremo nel cuore io, nonno e nonna che c'era. Però magari domani faremo una diretta col nonno, vi racconteremo un po', se vi va. Però non c'è nessun video perché non l'ho fatto, non mi sembrava giusto farlo. Quindi ecco.